partirei con un come voi sapete, perché l'abbiamo messo nel manifesto, questo è in realtà un terzo incontro su questo tema. Il tema è quello della democrazia nei partiti, dei partiti con i partiti. Il primo incontro l'abbiamo tenuto a febbraio del 2009 a Roma, all'Università a Scienze Politiche. È stato un incontro molto partecipato, molto interessante, e aveva proprio questo titolo qui, la democrazia nei partiti. Poi abbiamo tenuto nel 2010, coordinato da Paolo, un incontro a Firenze, sempre nel quadro dell'Assemblea Nazionale dei Giuristi Democratici, e aveva il tema della democrazia delle minoranze. Voglio ricordare che ci sono stati molti stimoli molto importanti dal libro in cui ha collaborato Domenico Gallo, La dittatura della maggioranza, e da questi due precedenti incontri è emersa la pubblicazione, che è nel tavolino all'ingresso, che raccoglie interventi della prima e della seconda diciamo, seduta, sessione. Stamattina qualcuno ha detto: ah, ma certo, adesso il tema della democrazia dei partiti non è affrontato oggi perché ci sono gli scandali, c'è stata la questione della bambina. Non è assolutamente così, questo è un tema che noi anzi abbiamo fatto nostro da moltissimo tempo e che è un tema assolutamente che noi consideriamo centrale per il dibattito politico. E certamente è un tema che oggi è assolutamente centrale. Noi abbiamo individuato per il dibattito di oggi, che non è ovviamente risolutivo, però insomma, si propone di fare un passo avanti, alcune tematiche essenziali. Partirei da quella meno rilevante, che è quella del finanziamento, che oggi è di grandissima attualità, però in realtà in effetti è una tematica meno importante per quanto ci riguarda, però contribuisce, poi alla fine vedremo che tutto questo ha un filo conduttore, che è quello del finanziamento. Finanziamento pubblico, sicuramente un tema molto di attualità, ma invece il tema di cui parlo pochissimo è il finanziamento privato. Allo stato attuale un partito può ricevere finanziamenti privati purché li renda trasparenti. Però la domanda che noi porremo oggi è: ma quando un partito, una serie di partiti, prende un finanziamento magari da un'impresa di 100, 150, 200 mila euro, si può ancora ascrivere a una forma di militanza, di sostegno ideale, ideologico, oppure è una forma diversa di, diciamo, un lobbismo spinto, perché il lobby, diciamo, è qualcosa di diverso, perché è un interesse collettivo, quindi è un interesse particolare. Abbiamo evidenza di una serie di soggetti che finanziano trasversalmente forze di sinistra, di destra, questi soggetti imprenditoriali, quando versano 200, 300, 400 mila euro a delle forze politiche, si aspettano qualcosa in cambio? Quindi questa forma di finanziamento, sia pure resa pubblica, ma poi pubblico in questa società sappiamo pure che è un concetto molto negativo, perché con il numero delle informazioni che arrivano è tale che in realtà la maggior parte delle informazioni essenziali è nascosta. Quindi questo è un tema di oggi. Secondo punto è quello sul rapporto fra partito e Stato, partito e amministrazione. Dal 1991 c'è stato sicuramente un passaggio storico. Ora, le forze politiche è un dato obiettivo che parte alcune forze sostanzialmente si assomigliano molto quanto a programmi e a idee di società. In questo quadro è ancora giustificata l'immedesimazione del partito nell'amministrazione? Per rendere ancora più chiaro il tema, ha senso ancora oggi che il partito possa determinare il direttore dell'ufficio postale, il presidente della Provoco, possa intervenire nelle scelte addirittura del primario dell'ospedale? Cioè, questa è giusto tornare ad interrogarsi sugli argini che devono essere posti alle forze che amministrano e
naturalmente, qui poi c'era il tema che abbiamo affrontato più volte, e a questo si collega anche in parte il tema delle incompatibilità, tema sollevato da Giovanni Incolpati sulla serie di stimoli posti da Ferraioli, cioè sul il, diciamo, non lo anticipo naturalmente, fra dirigenti di partito e amministratori, dirigenti di partito ed eletti. È un tema, non do nessuna conclusione ovviamente su tutte queste questioni. Il terzo punto a cui io tengo molto, e su cui sicuramente farò una domanda, e poi questa a tutti i relatori, è la forma partito. Allora, noi abbiamo un partito classico, che è quello formato dal, diciamo, che si basa sul momento congressuale. Momento congressuale che può essere un congresso nazionale o un congresso locale. Questo partito è il cosiddetto partito delle tessere, cioè il partito in cui la dirigenza del partito viene eletta dai militanti, i militanti sono i tesserati, gli iscritti al partito. Astrattamente ovviamente è un problema che non c'è, è una formazione che nessuno può mettere in dubbio, però nel concreto provoca una serie di problemi enormi. Facciamo adesso l'esempio, diciamo, che non offende nessuno, sul Movimento 5 Stelle. Noi vediamo che il Movimento 5 Stelle, senza voler dare un giudizio di merito, il Movimento 5 Stelle oggi è un movimento che sicuramente si basa su una fortissima militanza, quindi un fortissimo impegno da parte di persone che affiggono i manifesti, che vanno in giro, che parlano con le persone, che organizzano manifestazioni, diciamo la vera e propria militanza. Il Movimento 5 Stelle, adesso siamo a uno snodo essenziale, inizia ad acquisire dei posti di amministrazione. Questo attirerà, diciamo, una serie di professionisti della politica, i quali in linea tendenziale nel giro di qualche anno colonizzeranno il Movimento 5 Stelle. In che modo? A un certo momento ci saranno dei movimenti democratici. Questi movimenti democratici, almeno allo stato attuale, non possono che essere conformati sull'idea che votano gli iscritti. In effetti, cioè il professionista della politica, ha qui sue 3.000, 4.000, 5.000 tessere che si porta dietro dovunque vada, cioè anche se viene da Mastella e passa al Movimento 5 Stelle, si porta dietro, forse non se ne porta 5.000 ma se ne porta 4.000. Che succede? Che quello che è stato estratto a mettere il manifesto di Grillo, sono 20, 30, 40, 50, si trovano al congresso, che loro hanno 50 voti e quello ce ne hanno 2.000. Chi sono questi 2.000? Sono i cosiddetti clienti, sono dagli amici, la nonna, lo zio, il cognato, fino a persone che sono beneficiate periodicamente da questo personaggio. E, diciamo, io scrivendo di questa cosa, no, ho detto la moneta cattiva scaccia quella buona. Perché scaccia quella buona? Perché chiaramente il militante in buona fede dice: ma scusate, come io sono qui da anni, poi arriva questo, mai visto, mai conosciuto, e dice: no, qui adesso il presidente del coordinamento di Roma sono io. Chiaramente questo pone in crisi abbiamo visto, diciamo, che una serie di congressi si sono giocati su questo discorso delle tessere, abbiamo visto quanto questo discorso delle tessere sia pericoloso. Nello stesso tempo, quali sono le alternative? Il partito plebiscitarista, il partito, diciamo, in cui l'autorità romana comunque è l'unico capo. Ecco, cioè, noi dobbiamo, siccome siamo un luogo di riflessione essenzialmente, dovremmo cercare di capire se ci sono delle alternative e quali potrebbero essere. Nello stesso tempo sono molto contento che sia venuto Paolo Garsetti, che è stato, diciamo, uno degli animatori del movimento Acqua Pubblica e che abbiamo vissuto insieme, anche in parte, insomma lui molto di più, il movimento referendario trionfale dello scorso anno, e quindi che ha vissuto un'esperienza partecipata dal basso. Per finire l'analisi, perché altrimenti sembrerebbe che il movimentismo è sicuramente migliore, però possiamo anche noi verificare come questa, diciamo, questa partecipazione porta anche a scontri durissimi, cioè il movimentismo molte volte, diciamo, incontra altrettanti problemi, perché ogni posizione, cioè finché rimane su una questione su cui tutti quanti sono d'accordo, no, acqua pubblica, va bene, appena però ti inizi a muovere ci sono delle rigidità che non sono neanche ideologiche, ma delle volte sono, diciamo, di un'ideologia quasi individuale, che è molto difficile far funzionare.
che c'è appunto una questione unica che tu fai quel tipo di battaglia, riesci appena devi iniziare a uscire da questa cosa, ti trovi in enormi difficoltà, anche proprio umane e personali. Quindi questi sono, diciamo, le tre questioni base. Poi naturalmente c'è la questione della partecipazione di genere, a cui abbiamo dato amplissimo spazio nel primo incontro, così troverete gli interventi, che però non vogliamo far cadere neanche oggi, vogliamo quindi portare avanti anche questo tipo di ragionamento. Poi questi gli interventi di oggi, o meglio, oggi cercheremo appunto di organizzare il dibattito in maniera orizzontale, però i relatori, se vorranno, ci vorranno mandare, auspichiamo che ci mandino un intervento anche completamente diverso rispetto a quello che ho detto qua, come spesso si usa, e in modo tale che potremo far crescere quel volume, magari aggiornare qualcuno che vorrà modificare il vecchio intervento, lo vorrà aggiornare, in modo tale che avremo sempre questo testo sulla democrazia nei partiti. Finisco, poi diciamo io scompaio praticamente se non come promotore. Da qui vorremmo anche provare a far partire un ragionamento per individuare alcune, diciamo, regole base per la democrazia dei partiti. Cioè, se noi riuscissimo, non dico oggi, ma partendo da oggi, a dire benissimo, allora noi, siccome poi vediamo come giuristi democratici veniamo chiamati spesso dai partiti, perché i partiti hanno molto bisogno di un aiuto giuridico, noi diciamo anche vorremmo poter dire, guarda, secondo noi un partito deve avere intanto almeno queste una, due, tre regole per potersi dire pienamente democratico. Quindi questa è un'altra ipotesi che facciamo partire. Adesso chi ha veramente spinto per questo incontro è stato Dario Rossi del nostro gruppo di Genova, e quindi io intanto gli lascerei la parola su questi temi che abbiamo affrontato, su quello che vuoi praticamente. Sì, grazie Pietro. Sì, è vero, io sono uno di quelli che poi ha spinto, perché sono particolarmente insistente, per cui alla fine riesco ho trovato comunque terreno fertile nei colleghi e compagni romani nell'organizzare questa iniziativa. Diciamo, questa esigenza, cioè io non sono un teorico, cioè le mie analisi sono molto, molto superficiali, però partono da un esame di quella che è la realtà. Ossia, io vedo un grande impegno, una grande partecipazione, grandi movimenti di massa, grande anche sensibilità, preparazione politica di centinaia di persone che hanno delle idee ma non riescono e fanno delle lotte, ma poi diciamo queste battaglie poi si steriliscono, perché poi non hanno uno sbocco politico. Cioè nel momento in cui si dovrebbe passare dalla fase della protesta alla fase della progettualità per poi per tradurre in effettivo peso politico quella che è questa partecipazione, tutto si ferma e si vede, non so, si vedono movimenti tipo se non era quando il comitato non debito che organizzano manifestazioni anche oceaniche, mi ricordo a Genova una domenica pomeriggio se non era quando l'anno scorso 50.000 persone, non si riusciva proprio a camminare di domenica pomeriggio. Dico, ma se la gente ha queste motivazioni, è più possibile che non si riesca, cioè ci si scontri sempre contro questi muri di gomma. E poi sono, e qui secondo me diciamo c'è una carenza di analisi, nel senso che né quelli che partecipano a questi movimenti spontanei si pongono il problema di come arrivare a dare un peso più una maggiore continuità alle loro iniziative, né quelli che poi invece si occupano professionalmente di politica si curano minimamente di trovare un collegamento, cioè questi movimenti che sono sempre visti con simpatia
simpatia, sono sempre ascoltati, ma devono sempre comunque rimanere accuratamente fuori dalla stanza dei bottoni, non devono disturbare chi fa politica seriamente. Ecco, e secondo me invece, diciamo, questo è uno dei punti di crisi che su cui ho riflettuto a lungo. Mi chiedo perché ci sono 27 milioni di persone che hanno firmato per il referendum sulla Repubblica e non hanno un rappresentante in Parlamento che sostenga a viso aperto questo diritto all'acqua pubblica, che è stato consacrato in un referendum popolare, perché il PD comunque è comunque per la privatizzazione, anche se con alcune attenuanti. E perché queste 27 milioni di persone non trova invece allora riscontro nei partiti invece che sono extraparlamentari, ma che comunque avrebbero le carte in regola per appoggiare queste lotte, perché fanno parte del loro programma politico e vengono schifati dagli uni e non trovano nessuna energia dagli altri. Io penso che sia una potenzialità veramente sprecata, cioè non si può, mi sembra veramente che manchi proprio a livello cioè a tutti i livelli movimentistici, partitici, di elaborazione giuridica, ma anche proprio un'analisi delle ragioni di questa situazione, di questo spreco di risorse. Perché se si riuscisse a dare la rappresentanza politica a questi 27 milioni, cioè non li tiene nessuno, cioè abbiamo fatto la rivoluzione, ma c'è sempre questa impossibilità di avvicinarsi alla politica. Per cui, diciamo, a me l'idea di riproporre questo un'iniziativa, di riprendere quelli che sono stati dei motivi che sono stati trattati nei due precedenti convegni di cui parlava Pietro nel 2009 e nel 2010, mi è sembrato che questi fossero stati trattati così. Io tra l'altro mi ero perso quel convegno, non so, veramente non ero venuto e non mi ricordavo come è stato fatto. Poi mi sono comprato questo libro, l'ho regalato e trovo degli spunti interessantissimi, cioè è la prima volta che ho trovato un tentativo di analizzare del perché i partiti sono così impermeabili, del perché non riescono ad avere una forma di a essere rappresentativi. E c'è un tentativo, chiaramente sono tentativi, perché non è che si fa un convegno e si è trovata la soluzione, però almeno porsi il problema, secondo me è importante, e cercare di trovare le soluzioni, perché io non credo che sia un problema impossibile, cioè che non credo che sia impossibile, cioè che non sia proprio praticabile l'idea di dare una rappresentanza politica a milioni di persone che vogliono la scuola pubblica, la sanità pubblica, l'articolo 18. Chi è che in questo momento rappresenta politicamente chi vuole difendere, cioè la difesa del diritto al lavoro e l'articolo 18? Cioè, in questi giorni si sta discutendo l'abrogazione di fatto dell'articolo 18. Chi è che, cioè, milioni di persone sono contro l'abrogazione dell'articolo 18, e vorrei sapere qual è la forza politica che si fa carico della rappresentazione di questa esigenza sentita da tutti. Il PD lo sta facendo, il PDV è contro, ma una ridotta rappresentanza, i partiti, e questo no, questo però, questo senso, questa idea non va certo ad indossare le fila né di SEL né di Fondazione Comunista. Quindi è secondo me un problema, e secondo me se siamo riusciti a fare delle cose incredibili nella scienza medica o nella matematica, forse con un piccolo sforzo si può provare anche a risolvere questi problemi, che sono problemi che riguardano le dinamiche sociali, le dinamiche associative, problemi di carattere anche antropologico, nel senso che gli uomini hanno anche delle caratteristiche per cui tendono poi a rinchiudersi, isolarsi, fare gruppo, c'è il narcisismo che ha una... Però, cioè, è importante secondo me iniziare a pensare a queste cose, anche perché siamo arrivati abbastanza alla frutta, cioè non è che possiamo rinviarlo tra 10 anni, e secondo me neanche al prossimo. Quindi se non troviamo un modo di risolvere, cioè di dare voce a quello che vuole la gente, secondo me è dare un peso politico,
quadro già prima